Sì, allora, cominciamo malissimo. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Undertale. Nello scorso video c'è stata la lotta contro Re Asgore ed è finita con me che risparmiavo Asgore, ma con Flowey che l'ha brutalmente assassinato. Ho aperto il gioco, c'era un'immagine diversa e si è corrotta. E il livello era tutto quanto sballato, tutto il salvataggio era sballato. Quindi non so, magari andiamo avanti, vediamo un po' che succede. Fa e cosa? Come fai l'eliminato? Cioè devo sconfiggere quindi Flowey ora? Buondì? Sono io, Flowey. Flowey il fiorellino. Ti devo tanto ringraziare. Hai proprio dato una lezione a quel Matusa. Senza di te non lo sarei mai riuscito a superare. Ma ora con il tuo aiuto. Lui è morto. E io ho preso le anime degli umani. Oh ragazzi, sono stato vuoto per così tanto tempo. Che bella sensazione avere di nuovo un'anima dentro di me. Le sento che si contorcono. Oh, non vuoi che ti escluda, vero? Beh, non ti preoccupare. Dopotutto, ho solo 6 anime. Me ne serve ancora un'altra. Per diventare un dio. E poi, con i miei nuovi poteri, mostri, umani, tutti, vedranno tutti il vero senso di questo mondo. io inizio a pensare che c'è qualcosa di sbagliato. Oh, e scordati di scappare nel tuo vecchio salvataggio. È sparito per sempre. Ma non ti preoccupare, il tuo vecchio amico Flowey ha creato un salvataggio sostituto solo per te. Salverò nell'istante in cui morirai. In modo che potrai vedermi mentre ti riduco a brandelli. Ancora e ancora e ancora. Cosa? Credi veramente di poter fermare me? Sei veramente idiota. Oh mio Dio. Oh, cavoli, questo è quello che chiamano Photoshop Flowey? Oddio santissimo, ho visto una foto di sto coso, ma non pensavo davvero. Oh, santo cielo. Mamma mia, e mo che devo fa? Dai. Beh, sì, ho già perso, va bene. Ma non ha attaccato. Mio Dio. Mi ha devastato. Wow, non pensavo fosse così facile uccidermi. È solo un brutto sogno. Da qui non ti sveglierai mai. Devo comunque. Insomma, niente di nuovo. Sto maledetto. Pensavi davvero che sarei stato soddisfatto ad ucciderti solo una volta? Sì, saltiamo tutta quanta la tiritera, per favore. Arriva e combatti, no? A parte ho appena realizzato che dovevo premere Z su lotta e non l'ho fatto. Ma dai, sì, vabbè. Oh, attenzione, cuore blu. Che succede? Oh. Ci de... cosa... Oh, agisci, agisci, agisci.
Oh, ok. I cuori. Mi carica, mi ricaricano. Ma dove mi non mi posso nascondere? Sì. Sì, vabbè, Flawi. Ma non era lì la traiettoria, ma che cavolo dici? Ma non era lì, oh! Ma che cacchio! Ma parte così, oh mio Dio! Cuore giallo. Ah, quindi si va avanti. Ah, meno male. Si va avanti. Oh, no, no, no. Vabbè, Andrea. Non funziona niente qui. Ma non mi funziona la tastiera, ma che fa? Ma no, no, ah sì, vabbè, io vengo colpito come un... Come fai a salvato, perché? Sono incapace. Vabbè, agisce a sto punto. Ma dalla bocca sono spuntati. Cuore viola. Che succede ora? Ah, devo evitare le parole. Ok, è un po' ripreso, ma... Non so se basta! Verde. Quello verde e quello in alto, ok. Non so cosa significhi, ma boh. Ah, ok. Fuoco! Mamma mia, che dolore. Ok. Ah! Non so come l'ho evitato. Ah, però così non è facile.
Ah! Ah, mi cura anche? Ok. Fatto! Fatto! No! No! Esatto. Non è vero, Flawi? Non ti aspettavi? Non è possibile! Che tu... sia così idiota! Davvero pensavi di poter sconfiggere me? Io sono il dio di questo mondo e tu sei senza speranze. Senza speranze e senza nessuno. Cavoletti, proprio così. I tuoi inutili amici ora non possono salvarti. Chiama aiuto, ti sfido, urla nell'oscurità. Mamma, papà, qualcuno mi aiuti. Vedrai quanto ti servirà. Hai chiamato aiuto. But nobody came. Questa la conoscevo. Oh, ragazzi, che peccato! Nessun altro? Ti vedrà morire! Come? Come hai... Beh, mi basta... Dove sono i miei poteri? Le anime? Cosa stanno facendo? No, no! Non potete farmi questo! Voi dovreste obbedirmi! Ferme! Fermatevi! Ferme! Allora, come ho detto anche con Asgore, siamo arrivati a questo punto. La neutral va fatta. Cosa stai facendo? Credi davvero che abbia imparato una qualche lezione? No. Risparmiarmi non cambierà nulla. Uccidermi è l'unico modo per porre fine a questa storia. Se mi lascerai vivere... tornerò. Ti ucciderò. Ucciderò tutti. Ucciderò tutti quelli a cui tieni. Aie. Perché? Perché sei così gentile con me? Non capisco.
Io non capisco. Non riesco proprio a capire. Flavio è scappato. Oh. Ah, questo è il portale per scappare? E questo era Undertale. È finito. È finito. A Temmi come il gatto. Oh santo cielo, è finito. È finito. Bene, a questo punto è finita la Neutral Run, non la Pacifist. Per fare la True Pacifist dovrei fare qualche altra azione, che vedrò di fare nel prossimo episodio, che verrà pubblicato martedì prossimo. Mamma mia. Io sono esterrefatto. Undertale, dovevo giocarlo prima. Attenzione però. Drin, drin. Ehi là? C'è nessuno? Oh, beh, lascerò un messaggio. Allora, ne è passato di tempo. La regina è tornata e ora è lei a regnare sul sottosuolo. E la regina, oh, so che è, per certo, Toriel. Vabbè, sono praticamente due capre, sia Asgore che Toriel. Quindi, sì, è lei. Ha instaurato una nuova politica. Tutti gli umani che cadranno qua non saranno trattati come nemici, ma come amici. Probabilmente è meglio così, comunque. Le anime umane che il re aveva raccolto sembrano essere scomparse, quindi dubito che continueremo sulla stessa strada, ma anche se il popolo è in lutto per la morte del re e non si prospetta nulla di buono per la nostra libertà, la regina ce la sta mettendo tutta per ridarci speranza, quindi... Ehi, se non ci aggrandiamo noi qua giù, non ti arrendere neanche tu, ovunque tu sia, ok? Chissà quanto ci vorrà. Ma ce ne andremo da qui. Attenzione. Io mi sono ricordato che dovevo portare a fine gioco un pezzo del pupazzo di neve. E non ce l'ho più, l'ho mangiato per sbaglio. Sì, si poteva mangiare, quindi è andata così. Papyrus! Sans, con chi stai parlando? Oh, con nessuno. Cosa? Nessuno? Posso parlarci anch'io? Tieni, fai pure. Aspetta un secondo. Riconosco questo numero. Attenzione, umano! Io, il grande Papyrus, sono diventato capo della Guardia Reale. È tutto quello che ho sempre sognato. Anche se invece di combattere innaffiamo i fiori. Quindi è solo un po' leggermente diverso. E aiutiamo la dottoressa Alphys con le ricerche. Troverà un modo per farci uscire da qui. Anche Undyne sta dando una mano, anche se, a essere sincero, il suo modo di aiutare è un po'... esplosivo. Ma credo che Alphys piaccia averla accanto. Ehi, che stai facendo, teppista? Per favore, non scazzottare il telefono! Ehi, chi è che comanda qui? Io. Ah, già, hai ragione! Ho lasciato il lavoro come capo della Guardia Reale. In realtà, dato che non combatteremo più, la Guardia Reale è stata sciolta. C'è un solo membro ora. Ma è estremamente bravo. Sì, lo è, via qua. Per favore non scazzottare lo scheletro. Comunque, ora faccio l'assistente di laboratorio di Alphys. Troveremo un modo per uscire da questa latrina. Oh, già, insegno anche ginnastica nella nuova scuola della regina. Cosa? Lo sapevi che riesco a sollevare 7 ragazzini insieme? 3 adulti praticamente. Figo, vero? Ehi. Mi dispiace per quello che è successo con Asgore. Non avevi altra scelta. Non è colpa tua se lui... Ah, dannazione. Mi manca quel gigante. Andiamo, Undyne. Riprenditi. Mi sa che ti dirò come se la passa Alphys. Beh, è quella di sempre. Forse un po' più introversa del solito. Sembra che qualcosa la stia seriamente turbando. Ma so che può superarla. Ci sono qui io a supportarla. Gli amici servono a questo, no? Ehi, ovunque tu sia, spero sia meglio di dove siamo noi. Ci sono voluti molti sacrifici per portarti dove sei ora. Quindi, ovunque tu sia, devi provare a essere felice, capito? Per noi!
Ci sentiremmo meglio sapendo che i nostri sforzi sono serviti. Siamo con te, lo siamo tutti. Persino la regina. Ehi, aspetta un secondo. Toriel! Toriel! Vuoi... dice che è occupata. Ma se sapesse con chi stiamo parlando... Non avremmo il telefono indietro almeno per un paio d'orette. Avremmo la pietà di risparmiarti da lei. Ma facci uno squillo quando vuoi, ok? Adorerebbe parlarti. Oh, ups. E questo coso è quasi scarico. Quindi ho di tagliare corto, ma... Ci vediamo, ok, amico? Ciao, ciao per ora. Ci si vede, teppista. Perché? Perché mi ha lasciato andare? Non capisci che la gentilezza non farà altro che ferirti? Guardati. Hai conosciuto tutti questi splendidi amici, ma adesso probabilmente non li rivedrai mai più. Senza contare quanto siano stati messi in difficoltà da te. Fa male, vero? Se avessi semplicemente proseguito senza preoccuparti di nessuno, adesso non saresti qui a soffrire. Quindi non lo capisco. Se hai davvero agito sempre nella maniera più giusta, perché le cose sono comunque finite così? Perché? La vita è davvero così ingiusta? Ascolta, e se ti dicessi che conosco un modo per farti avere un finale migliore? Dovrei caricare il tuo file di salvataggio e... Beh, nel frattempo perché non vai a trovare la dottoressa Alphys? Sembra che voi due avreste potuto coltivare un'amicizia migliore. Chissà, forse a lei è la chiave per la tua felicità? Ci vediamo. Oh, eccoci qui. Oh, quindi... Credo che la intro sia sempre la stessa a questo punto, quindi la salto perché sennò mi dà copyright. Allora, continuiamo la fine. Allora, aspetta qua, aspetta, io salvo per sicurezza, non si sa mai. Bene, nel prossimo video allora continuerò la run di Undertale, perché adesso è finita la Neutral, ma nel prossimo c'è la True Pacifist. O meglio, questa che andrò a fare ora per finire, dato che devo a quanto pare avere un legame più profondo con Alphys e devo fare qualche altra cosetta che non ho idea, sarà la vera Pacifist Ending. Quindi per questo video è tutto, amici, vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima con un nuovo video. Bye bye.